L'iniziativa di un gruppo di agenti di polizia penitenziaria che attraversa l'Italia in bicicletta. Fabrizio Assandri. Vogliamo dare un messaggio di pace. Il poliziotto penitenziario è un soldato di pace tra la gente e con la gente. Partenza in sella dal carcere di Marassi. Fa tappa a Genova la staffetta degli agenti della polizia penitenziaria, una torcia per la pace, che sta attraversando l'Italia. Una questione anche ecologica, che la bici appassiona un po' tutti, unisce la bici. San Filippo partecipa spinto anche dal ricordo della moglie, Angela Chiaramonte, una delle sei vittime dell'alluvione del 2014 a Genova. Lo sport è un modo per andare avanti e mi ha aiutato tanto. Pedalare per la pace, un messaggio che parte dalle difficoltà quotidiane in carcere. Ho vissuto 21 anni, mi butto nel 22esimo anno di servizio all'interno dei reparti detentivi, come si suol dire, sul fronte lavorativo. E i problemi li conosco benissimo, spesso sono legati al sovraffollamento carcerario e questo finisce per generare situazioni anche di tensione. C'è chi lavora nel carcere Spezzino e chi si è fatto accompagnare dalla moglie. Il percorso si snoda con varie tappe, da Bocca d'Asse a Piazza De Ferrari. L'iniziativa unisce sport e fede. Sabato la tappa alla Madonna della Guardia. Oggi davanti al Duomo la benedizione della fiamma. Il fatto che persone che lavorano in ambienti così difficili, dove davvero la pace è da ricostruire proprio anche all'interno di ogni persona, persone così che si impegnino a dare questa testimonianza per la pace nel mondo. Giovedì la fiaccola ripartirà via nave, destinazione Sardegna. Poi continuerà il tour. A maggio sarà a Roma per la benedizione del Papa.